Buon anno, cosa ne pensa delle sanzioni decise dall'Unione Europea nei confronti della Russia? Sono delle merite cretinate, perché adesso l'Unione Europea spende dei soldi per dare aiuto agli agricoltori europei, compresi quelli italiani, 125 milioni di euro che sono non sufficienti, quindi soldi buttati via con l'embargo russo. E quindi io ho suggerito ieri che devono innanzitutto comprare centinaia di milioni di sacchi a pelo, perché se Putin gli girano le scatole il prossimo inverno lo facciamo al freddo. Questi giocano con una persona che invece in questo momento dovrebbe comandare l'Europa. Io sono perché la Russia comandi l'Europa, perché altrimenti siamo schiacciati da una banda di baluba. Qui ci sono gli europirla, io ho visto ancora stamattina, parlavo di cose serie, questi ridevano, qui ci sono gli europirla e parlano di questioni assurde. Ecco, questo per dire che questa è un'Europa che fa schifo, sono la che delle banche, io sono per Putin. Putin fosse al posto di Juncker, io sarei il primo a esserne contento, altro che pensare all'Ucraina. E appunto la situazione in Ucraina come la risolverebbe? Allora lì ci sono più di 2000 morti ad oggi. Sì, però se c'è una parte di popolo che vuole stare con la Russia, cos'è? Non è una questione dove i popoli decidono dove stare? A me pare di sì, cioè quando gli americani sorvegliano tutti, filmano tutti, con anche le telefonate, va bene. Se lo facesse qualcun altro cosa ci sarebbe? Quindi meglio che l'Unione Europea non faccia più niente, sarebbe stato meglio non intervenire per niente, è questo che vuole dire? Sicuramente sì, perché alla fine si spendono soldi e non sono sufficienti soldi. E gli agricoltori italiani, per parlare del nostro territorio, sono in forte difficoltà con le pesche e con tutto quello che ne consegue di tutti gli altri prodotti. Continueremo ad avere meno lavoro, poi arrivano i prodotti dal Marocco e dall'Africa, qui l'unica cosa che importiamo sono i clandestini con le malattie che costano un sacco di soldi, l'Europa non fa niente, il risultato finale è che noi siamo cornuti e mazziati. Poi c'è l'inglese che ci viene a dire oggi dovete preoccuparvi delle galline. Io gli direi all'inglese: incomincia a mettere i bidet nella tua nazione, visto che parlate tanto di igiene. Guardate che c'è una nazione come l'Inghilterra che i bidet non sanno neanche che cosa sono, così si lavano meglio.